Buongiorno dal Giappone, ci troviamo vicino a un cimitero perché abbiamo cambiato completamente location, ci troviamo a Kyoto e stiamo andando al Kyomizu-dera. Intanto l'estate giapponese continua in combre, oggi fa peggio di ieri, è caldissimo, sembra veramente di essere estate, mi abbronzerò anche. Questa mattina sveglia presto, siamo andati alla stazione di Tokyo, abbiamo rischiato di prendere e il Shinkansen dopo, perché ci siamo arrivati praticamente un minuto prima che capotreno fischiasse la partenza, ma ce l'abbiamo fatta e siamo di nuovo a Kyoto, invasa da parecchi turisti. Adesso andiamo al Kyomizu-dera per vedere il Momiji e speriamo che non sia ricolmo di gente, ma io temo di sì. Allora, ci troviamo al Kyomizu-dera e questa è la situazione. Io mi sono detto, vengo a novembre, il Giappone apre da poco, è aperto da poco, non ci sarà nessuno, Kyoto è invasa, cioè pazzesca sta situazione, io volevo vedere un'altra Kyoto più rilassata e mi ritrovo in mezzo a una bolgia. Allora, vista la situazione, la vedete alle mie spalle che è stracolma di gente, abbiamo deciso di cambiare meta, non è possibile andare in mezzo a sto casino, anche perché non è che il Covid sia passato, e ci torniamo i prossimi giorni, chissà che nel passato weekend un po' di questa gente se ne torni a casa, perché è incredibile, non pensavo assolutamente tutto sto casino. Adesso mi mangio un bel dango alla kushidango alla patata dolce giapponese intinta nella penso confettura di patata dolce. Buona la patata. Fuggiti da Kyomizu-dera, abbiamo attraversato Higashiyama, pranzato con Soba e poi siamo venuti qui a Leikando nella speranza che ci fosse meno gente, ma diciamo c'è un po' meno gente, ma non tanto meno.
Leikandō ha la fama di essere uno dei migliori luoghi dove vedere il Momiji, e dopo averlo visto è sicuramente una fama meritata. Per cui se siete qui nel periodo del Momiji dovete assolutamente andare a Leikandō. E arrivateci a piedi, perché così passate attraverso questo bellissimo quartiere di case sia tradizionali che moderne, ma sicuramente di gente molto molto ricca, perché per abitare in queste case così grandi qui a Kyoto sicuramente sono benestanti. Adesso ritorniamo verso il centro. Concludiamo questa prima giornata a Kyoto, qui a Gion. Vediamo se è cambiato qualcosa. Intanto è cambiato il pavimento. Io non me la ricordavo Gion così asfaltata di recente, non so voi come la ricordate. Ovviamente è troppo tardi per le geisha, perché sono ormai le 9:30, però prima di andare a letto un giro a Gion ci sta. Per cui vediamo cosa troviamo. E si conclude qui questa prima giornata a Kyoto. È stato veramente bello dopo 3 anni tornare a Kyoto. Kyoto è una delle mie città preferite del Giappone, l'ho sempre detto, e tornarci per me è sempre veramente bello. È anche stato veramente un'emozione vedere il Momiji a Leikandō. Speriamo che nei prossimi giorni di trovare altri acciari giapponesi così esplosi nei colori. E intanto noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!